Allora, vi ho parlato di questo, adesso ve ne farò vedere alcune. Dico alcune perché se vi faccio vedere tutta la mia produzione ci vuole un mese e mezzo di trasmissione, invece io soltanto 5 minuti di tempo. Allora, ve ne faccio vedere un altro. Ecco, procedimento, sistema, è uguale a quello precedente. Naturalmente il soggetto cambia, questo qui è un sagittario. Sì, è vero, proprio sagittario, perché mi era venuto in mente di fare tutti i segni dello zodiaco presentati con una litografia. Il formato di questi lavori è un 70-50, classico formato delle litografie. Vado avanti. Tanto per farvi vedere alcuni soggetti. Questo qui sono i miei alberi. Io forse non ve l'ho detto quali sono i miei soggetti, ma io mi attacco un po' a tutto, sapendo come si trova la situazione della terra oggigiorno, che è inquinata, eccetera, eccetera. Ho fatto quest'albero, è un albero che sta morendo. Siccome io metto i miei personaggi da tutte le parti, anche gli alberi li ho fatti diventare figure umane. Sistema, la quantità di colori, ve l'ho già spiegata prima. Questo è un altro soggetto. Avevo fatto una serie di 4 litografie pensando ai 4 elementi della natura. La terra, l'acqua, l'aria, il fuoco, esattamente. Questa qui era la terra. Ci ho messo una carnevalata per essere ancora più terreni che mai, no? E, ovviamente queste 4 litografie le ho fatte sempre con figure femminili. Le altre non ve le posso far vedere perché sono andate in giro per il mondo e mi è rimasto soltanto questo. Questa qui, per esempio, invece è una cariatide, ecco, sempre, mi riferisco sempre alle mie donne, questa qui è una cariatide, le donne che sostengono un peso. Mi sono ispirata alle cariatidi greche, che sono delle colonne a forma di figura umana, è una donna, che sostengono la trave del tempio. Le donne moderne, voi donne moderne, sostenete la trave di tutta la famiglia, perché fate le mamme, fate la donna di casa, fate andate dietro ai figli cercando di educarli, e poi c'è la vostra professione che non deve essere messa da parte. Cariatidi. Questo va messo orizzontale. Questa qui è una litografia perché mi invitarono, fu una mostra che fu fatta a Sanremo, nel Casinò di Sanremo, e il tema era il gioco d'azzardo. E io, per uscire fuori dal solito roulette, dal solito, che erano i veri giochi che si fanno al Casinò, mi venne in mente la morra, che è un gioco d'azzardo, però fatta alla maniera molto popolare. Si trattava di... si gioca in due e gli altri giocano sugli altri due, facendo 4, se uno ci indovina, appunto a suo favore, le mie mani più, cioè le mie dita più le dita dell'altra. 7, 10, non più di 10 ovviamente. Ecco, io ho fatto questa cosa. Ci sono due uomini che giocano alla morra, e qui naturalmente il solito bambino che ce l'ho messo quasi sempre, un po' il bambino che è curioso, è sempre presente, fa parte della mia modo di disegnare. Io preferisco nei miei lavori fare figure umane. Quando andai a scuola, forse l'ho già raccontato, mi innamorai di Michelangelo e ho seguito la sua strada lavorando esclusivamente sulla figura umana.
e per oggi avrei finito così. Salve, ci rivediamo la prossima volta.